Alberto Rocco Maria Sala, L'ultimo dei dinosauri, di Sebastiano Sandro Ravagnani. Alberto Rocco Maria Sala, The Consultant for Business Administration in Security and Risk Management. Lo spirito di un uomo contemporaneo che ha saputo costruire un'avventurosa esistenza con un up and down emotivo ed adrenalinico, come fosse un action movie. Un reale, agguerrito ed incessante combattimento nella giungla della vita, con il sacrificio e la volontà di un vero street warrior, mantenendo quella umanità che rende grandi gli uomini semplici in un crescendo di esperienze e difficoltà fino a diventare manager e consulente internazionale. Oggi con che cosa ci deliziamo? Perché è sta Inserire cosa? Inserire la cialda nell'apposito alloggio, sistemare la tazzina. Aiuto! Premere il tasto per l'erogazione. Mamma mia! È buono! È buono! Io ancora mi domando, chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona così. Did you get a bouquet with your coffee today? Did you get a bouquet with your coffee today? In coffee, bouquet means a full, rich aroma, and Maxwell House brings it to you. Close your eyes. Inhale that wonderful Maxwell House aroma. Let the aroma mingle with the flavor. You'll know at once that without this rich bouquet, no coffee can truly satisfy. Today, many brands lack that aroma so important to true coffee enjoyment. But Maxwell House is blessed with a rich abundance of it. No other coffee in the world gives you such fabulous aroma, such wonderful bouquet. Did you get a bouquet with your coffee today? I've got news for you about Borden's instant coffee. 33% more flavor in the spoon, more flavor in the cup, more flavor to your day. Borden's gives more flavor, flavor to your test. Try new Borden. I'd like to taste a real Italian coffee, please. A real Italian coffee? She said real Italian coffee? What? Comment? Bas? Ah, sì, l'espresso. In a capsule? Americano? Mmm.
cappuccino or americano? I don't know. You mean black coffee? She wants the real Italian coffee. She wants real Italian coffee. What is the real Italian coffee? Mocha. Oh, nice. It's called Freddo. Did someone say instant? You mean flat white? Really? So what is the real Italian coffee? The real Italian coffee. Yes, Lavazza, espresso and more. Discover the Italian coffee experience in all its forms. Lavazza, more than Italian. Why didn't she just say so? Exactly. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Coffee Square, buongiorno Italia. Anche questa mattina inizia la nostra giornata con Marcello Guadalupi e avremo suo ospite Stefano Locatelli. Ma prima di iniziare la trasmissione vorremmo dare la linea, siamo in diretta, a Marcello Guadalupi per chiedergli di spiegarci un po' la situazione. Come vanno le cose di questa campagna che ci sta appassionando da un punto di vista sicuramente tematico e diciamo di grande emozione di quello che è il mestiere del commercialista, ma che in realtà ha dei problemi, ma adesso lui ci rispiega e le capiremo insieme. Buongiorno Marcello e benvenuto. Ciao Sandro, grazie di questo spazio che quotidianamente ci dedichi e dedichi alla nostra professione. Ma devo dirti che una sentenza del Consiglio di Stato, al quale era ricorso il nostro Consiglio nazionale, ha praticamente rigettato il ricorso perché è ritenuto non urgente e quindi si va alla discussione del 12 di ottobre. Che vuol dire che la sospensiva che si discuterà il 12 di ottobre davanti al TAR Lazio rende di fatto impossibile poter portare avanti le elezioni dell'11 e 12 di ottobre che di fatto sono state sospese dal Consiglio nazionale. Questo per darti un po' l'idea della grossa confusione nella quale stiamo vivendo queste giornate e la grande preoccupazione poiché nasce proprio tra tutti i candidati che erano quasi sul rush finale di questa campagna elettorale che è stata comunque abbastanza complicata visto che c'è stata di mezzo l'estate, ci siamo organizzati nel periodo estivo per poter dare il meglio all'interno dei migliori contenuti all'interno di questa campagna elettorale. E poi ha visto in qualche maniera questo stop che ha portato un po' allo scoramento di alcuni candidati. Effettivamente poi non sappiamo quando riusciremo ad andare a votare, non sappiamo quando riusciremo a dare una nuova governance ai nostri ordini territoriali, di fatto siamo lì sospesi e questa è una sospensione che dura da un anno circa e supererà anche l'anno perché secondo le mie previsioni non riusciremo anche nella migliore delle ipotesi ad andare a votare prima dell'inizio del nuovo anno, quindi non ci sarà una tornata elettorale prima del 2022 secondo il mio modesto parere, il mio modesto avviso. Però devo dire che questa è la confusione che noi non vogliamo all'interno del nostro ordine perché riteniamo che danneggi l'intera categoria professionale, non ci dia una rappresentanza nel momento in cui è importante essere presenti in tutte le riforme che il governo sta attuando e come dire, il paese sta ripartendo, tutte le attività stanno ripartendo, noi siamo fermi al palo. E ci perdiamo la grande occasione della ripresa. Noi abbiamo nel nostro slogan abbiamo messo
abbiamo inserito per una rivoluzione democratica del nostro ordine. Questa è la rivoluzione che vorremmo portare all'interno del nostro ordine, e con modi pacati che ci contraddistinguono, con contenuti che ci contraddistinguono, ma avere un ordine efficace, avere una rappresentanza di categoria che sia all'altezza della situazione, che superi la burocrazia, quella burocrazia che noi condanniamo spesso al legislatore, che noi spesso condanniamo agli enti con i quali ci confrontiamo tutti i giorni, ma della quale poi siamo vittime nel quotidiano e lavoro quotidiano, ma forse anche artefici per la nostra attività di categoria. E quindi questo è quello che non vogliamo avere, questo è quello che vogliamo combattere. Ti posso dire che la nostra campagna elettorale andrà avanti lo stesso, perché non vogliamo fermarci, vogliamo lavorare, perché vogliamo essere utili alla nostra categoria e cambiare un po' il corso delle cose. Abbiamo detto che il nostro programma elettorale partiva da una struttura di base, partiva da delle idee che noi abbiamo lanciato e che abbiamo messo sul tavolo, e nei nostri incontri settimanali che stiamo facendo stiamo discutendo proprio questi argomenti. Quindi vuol dire che ci sarà più tempo per migliorare il nostro programma elettorale, per raccogliere le idee dei nostri colleghi, per raccogliere le idee della base, perché è quello che noi vogliamo portare all'interno della governance del nostro ordine, portare quelli che sono i bisogni di ogni nostro iscritto, di ogni singolo iscritto che lavora quotidianamente sul campo, che fa grossi sacrifici e che vive le difficoltà di una professione che sta attraversando veramente un periodo brutto, molto critico e oscuro. E qui, ma non voglio portare via tanto tempo a Stefano, che è un caro amico e che ha tanti contenuti da portare. Devo presentarvelo. Qui con noi c'è Stefano Locatelli, che fa parte della lista ed è l'ospite di questa mattina, e gli diamo il benvenuto. Buongiorno. Ciao Stefano. Ti ringrazio, ciao Sandro, grazie. È un elemento importante come tutti gli altri della nostra lista, perché ha speso veramente gli ultimi anni dietro la costruzione di un network, dietro la costruzione di un'innovazione all'interno degli studi professionali. Ha cercato di portare una ventata di novità studiando il fenomeno, organizzandosi con una struttura, chiedendo aiuto spesso alla nostra governance dell'ordine, e non sempre ha trovato una grande collaborazione. Quindi lo abbiamo voluto nella nostra squadra, perché ci crediamo nelle idee di Stefano, ci crediamo in quello che vuole portare avanti, e sono sicuro che con noi ce la faremo. Stefano, grazie Marcello. Benvenuto ancora a te, un buon caffè, e raccontaci un po' la tua storia, da dove inizia la tua professione di commercialista. Allora, intanto grazie di questa occasione che mi offrite e di ospitarmi in questa modalità, alla quale soltanto un paio di anni fa forse non avremmo mai pensato. E ci saremmo magari visti un vero studio, non ognuno tra virgolette a casa propria, una modalità che un po' creare distanze, ma che ci permette comunque di essere vicini allo stesso modo, in sicurezza, perché purtroppo queste sono le condizioni che ci ha messo la pandemia. Allora, io intanto ho 55 anni. Come mi sono avvicinato alla professione? Ho studiato, ho fatto liceo scientifico, poi ho fatto l'università, poi mi sono laureato e ho provato a entrare nel mondo del lavoro proprio nel momento di peggiore crisi economica, diciamo prima di questa, e io chiaramente cosa ho fatto? Ho cominciato a mandare curriculum, ho cercato di entrare in studi, aziende, e nel frattempo ho continuato a studiare e qualche problema con la linea di Stefano. Sì, Stefano. È tornato. Ci sei, Stefano. Dove sono arrivato? Dove ero? Dove mi sono fermato?
35 anni e delle difficoltà che hai avuto a iniziare a lavorare. Quindi ho continuato a studiare e nel continuare a studiare ho fatto l'esame di Stato, era il percorso naturale e niente, mi sono trovato dottore commercialista e ho cominciato a cercare di lavorare negli studi, come tutti quanti noi, a fare il praticante a 27-28 anni e con un futuro diciamo incerto. E se non che un amico mi presentò un ragioniere anziano, parliamo di 25, quasi 30 anni fa, il quale aveva assoluta intenzione di smettere di lavorare, e quindi sono andato a lavorare con lui, ho cominciato a fare la professione e sono entrato a fare la professione nel 1998, 97-98. Tutti ricorderete quell'anno come l'anno della follia totale del Ministero delle Finanze che introdusse il fisco telematico. Quindi voi vi immaginate che bella presentazione io ho avuto della nostra professione, che mi sono trovato immediatamente a che fare con una transizione che per loro era epocale. Si parlava con fisco telematico, trasmissioni che dovevano avvenire entro un certo termine, linee che non funzionavano, gli SDN, e che magari alcuni non sanno cos'è, ma allora si parlava di SDN, era una linea veloce internet che andava a 128K rispetto ai 100 mega o i giga attuali. Quindi diciamo che la mia professione è cominciata così. Ho fatto un po' di tutto, quindi ho fatto anche l'amministratore di stabili, poi ho lasciato l'attività dopo una decina d'anni quando è arrivato il mio primo figlio, perché era un'attività che ritenevo in quel momento incompatibile con la vita familiare. E io sono parte di quell'80%, attualmente faccio parte di quell'80% di studi italiani. Sono il classico commercialista medio, il medio man dei commercialisti. Faccio parte di quella grande comunità di studi con fino a 5 dipendenti. Io lavoro insieme agli altri colleghi, ma sono da solo, e fino a 500.000 euro di fatturato. Quindi dico subito, non ho guadagni milionari. Quindi certamente mi piace questo lavoro, vorrei continuare a farlo, ma le condizioni negli ultimi 15 anni sono molto cambiate. E sono molto cambiate, e lo vediamo, sia grazie alle innovazioni tecnologiche, sia a causa di queste, e sia anche a causa della grande necessità che ha il Ministero delle Finanze di avere informazioni da tutte le parti. E di conseguenza il nostro ruolo, pian pianino, è stato un po', forse screditato. È stata aperta la possibilità di fare il nostro lavoro a tantissime persone e categorie, e noi siamo diventati praticamente quelli che fanno le dichiarazioni dei redditi, e in realtà non è così. Allora, negli ultimi 5 anni, un po' arrabbiato di questa situazione, della fatica che ho fatto nel cercare di venire fuori da una situazione di studi che arrancavano e che ancora arrancano, alla ricerca di nuovi clienti, alla ricerca di nuove opportunità, ho incominciato a lavorare per cercare di creare un network di commercialisti che potesse lavorare insieme. Perché io ritengo, ma Marcello prima di me, che l'unione faccia la forza e che in realtà collaborare non significa rubarsi clienti, ma significa ottenere ognuno dei vantaggi. Cioè io non penso che la concorrenza esista nella collaborazione tra professionisti. Io credo che i professionisti nel collaborare facciano uno il favore del proprio cliente e in secondo luogo consentano a tutti di migliorare le condizioni economiche. Quindi io che lavoro con Marcello, sullo stesso cliente, ci rispettiamo per il lavoro che facciamo, abbiamo entrambi un codice deontologico, siamo entrambi delle persone serie e di conseguenza nessuno di noi due pesterà mai i piedi al collega, perché ne verrebbe un danno. E io non, se succedesse questa cosa, non chiamerei più Marcello se mi facesse uno sgarbo su un cliente. Invece ho tutta l'intenzione di chiamarlo ancora. Questo per fare un esempio di quello che vorrebbe essere una categoria unita, una categoria che lavora insieme, che lavora anche con altre professioni, notai, avvocati, consulenti del lavoro. Questo perché? Perché
tutti noi commercialisti siamo commercialisti, ma siamo psicologi. Voi non ci crederete, ma tutti coloro che ci ascoltano ci credono sicuramente. I nostri clienti, la prima cosa che fanno quando vengono da noi è di raccontarci i fatti loro. Quindi noi sappiamo tutto dei nostri clienti, cose che magari gli stessi familiari non sanno. E noi li aiutiamo a venire fuori da situazioni che magari i familiari non conoscono. Quindi noi siamo in grado di magari indicare un notaio, indicare un avvocato, aiutare ad indirizzare la crescita di un'azienda, ad indirizzare la transizione dell'azienda, magari verso i figli, a creare strumenti di tutela del patrimonio. Noi sappiamo e abbiamo tali e tante competenze che siamo in grado di aiutare l'azienda in qualunque modo. Ecco, io vorrei che il commercialista tornasse ad essere quella figura, cioè tornasse ad essere un riferimento per le famiglie di imprese, e vorrei che noi fossimo chiamati all'altare della cronaca, non per alcuni episodi che chiaramente possono capitare di mala gestione, ma perché siamo proprio siamo una professione, ricopriamo una professionalità che ci rende sicuramente adatti ad aiutare le famiglie e le imprese nella situazione economica ed in ogni situazione. E con questo la mia speranza è di riuscire con Marcello e la nostra lista ad avanzare e portare all'interno dell'ordine le nostre proposte, perché noi siamo sicuri che possiamo lavorare tutti insieme e sfruttare quelle che sono le condizioni economiche attuali per averne tutti dei benefici, cittadini, imprese e categorie professionali. Il PNRR ne è il chiaro esempio, stanno arrivando fiumi di soldi in Italia e non si sa bene come andranno ridiretti, però una cosa che io ho notato e butto là in mezzo e che dico è: ma i commercialisti sono presenti nei tavoli dove si discute l'impiego di questi denari? Io ci vedo avvocati, notai, consulenti del lavoro, soubrette, però il commercialista io non ce lo vedo. Io voglio che il commercialista sia in quei tavoli, perché sicuramente quello che possiamo dire ed affermare noi ha un valore superiore a tante altre categorie che vanno lì a fare solo un sacco di chiacchiere. Quindi vorrei che la nostra categoria venisse citata come riferimento per avere indicazioni sull'utilizzo del denaro pubblico. Vorrei che noi fossimo più presenti all'interno dei consigli delle grandi società, delle associazioni, chiamate ai tavoli, dei sindacati. Vorrei, e per questo ho lavorato nella costruzione del network, che il commercialista fosse in maniera unita a far fronte verso le altre categorie professionali, affermandosi di diritto come categoria che può dire la propria parola. Ecco, non è un lavoro facile perché noi in questo momento stiamo andando a remare contro quelle che sono tutte le notizie, il lavoro svolto anche dalle altre categorie professionali che da un certo punto di vista hanno lavorato meglio di noi, devo dire. E su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Notai, avvocati soprattutto, e consulenti del lavoro, quando dicono la loro parola tutti li ascoltano, ma noi quando finiamo sui giornali, perché ci finiamo? Perché il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare la data delle elezioni, cioè, a me sembra una cosa fin incredibile. Quindi direi l'abbiamo chiesto niente. È qualcuno dei nostri che l'ha chiesto, quindi è questo il tema principale, più che il Consiglio di Stato, che credo che abbia interpretato il suo ruolo. È giusto quello che dicevi, cioè, aggiungerei anche che spesso i clienti affidano anche il dopo di noi, perché alcuni colleghi come me, per esempio, siamo anche depositari di alcuni testamenti che vengono lasciati dai nostri clienti, perché si fidano di noi e pensano che noi siamo gli unici in grado poi di gestire eventualmente un passaggio generazionale all'interno dell'azienda o curare gli interessi della famiglia. Quindi siamo una categoria che a 360 gradi cerca di soddisfare proprio i bisogni
dei propri clienti, e quindi siamo attenti a cogliere tutti i segnali, e dobbiamo essere sempre più attenti a cogliere i segnali, perché ci siamo sempre adeguati ai cambiamenti, abbiamo sempre seguito i cambiamenti, ma è chiaro che se la nostra categoria si muove in questa maniera e rischiamo con questo ricorso anche la decapitazione del nostro Consiglio nazionale, vedo difficile poter partecipare ai tavoli di cui parlavi prima, PNRR, riforma fiscale, riforma dell'IRPEF che sta incominciando a prendere forma, e quindi tutto ciò che riguardano gli interessi economici del nostro paese, e quindi delle aziende che noi consigliamo quotidianamente nel nostro lavoro. Beh, mi sembra che anche questa mattina noi stiamo sentendo delle testimonianze molto profonde, molto interessanti, arrivano moltissimi messaggi di congratulazioni per il messaggio lasciato da Stefano e la sua esperienza. È molto molto interessante tutto questo, e fa parte della strategia della tua lista, Marcello, perché anche oggi abbiamo un contributo completamente innovativo rispetto a quelli che abbiamo ascoltato in precedenza. Quindi una grande squadra per un grande intervento. Beh, indubbiamente quello che vi è capitato adesso vi deve stimolare a non mollare, anzi a metterci una marcia in più, e giustamente, come dicevamo prima della trasmissione, prendere il tempo per migliorare e qualificare e far sapere, diffondere ancora di più il programma, che potrebbe ambire anche a un modello nazionale. Perché secondo me la nostra riflessione è di questo tipo, cioè noi non abbiamo bisogno di avere un ruolo all'interno dell'ordine per poter fare le cose, noi le modifichiamo e le facciamo nel quotidiano, e cerchiamo di incidere e di convincere i nostri colleghi a seguirci in un percorso. Poi possiamo anche non arrivare al Consiglio dell'Ordine, ma questo non significherà che noi non continueremo a lavorare allo stesso all'interno della categoria, per cui il nostro impegno è continuo, cioè questo stop delle elezioni non ci preoccupa se non per una politica di categoria che dovrebbe essere più presente e riqualificarci. Permetterci di ricostruire una nostra identità e quindi far valere quelli che sono le qualità di una categoria professionale che sente proprio il bisogno di incidere e di dare il proprio contributo, perché sa il valore dei propri iscritti, sa il valore di ogni singolo commercialista, dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo, non c'è una categoria, non c'è una classifica in questo, perché chi ha voglia di fare, fa, non ha bisogno di ricevere un imprimatur, di ricevere una candidatura, di ricevere una nomina o quant'altro. Chi ha voglia di fare, fa. E noi siamo l'interpretazione di questo, perché sono anni che lavoriamo all'interno della categoria pur senza avere alcun ruolo. Chi lo ha avuto, come me nel passato, e l'ha interpretato, credo, nel migliore dei modi, e anche nel periodo in cui non l'ho avuto ho continuato a lavorare, come anche i miei colleghi della lista e tanti altri che nella lista non ci sono, per cui devo dire che è un impegno veramente quotidiano a favore dei nostri colleghi. Una domanda canonica in chiusura la facciamo a tutti i nostri ospiti in un caffè, chiaramente dura poco ma è molto incisivo e molto profondo. Quali sono gli hobby di Stefano Locatelli? Cioè, come passa il suo tempo libero, sempre che ne abbia, visto ecco, che non prende questo. Questo è proprio un argomento di quelli complicati per un commercialista, perché conciliare la vita privata con la vita professionale, con i tempi che ci impone, è veramente complicato. E considerate che io, mia moglie fa l'avvocato, quindi siamo due professionisti e i sabati e le domeniche fanno parte della settimana come lunedì e martedì. Ci ho detto, io
Amo tanto stare con i miei ragazzi. Ho un figlio di 17 anni, adolescente. Figli piccoli, problemi piccoli, si dice, no? Figli grandi, problemi grandi. E una figlia di 12, che hanno delle bellissime passioni. Il grande gioca a pallacanestro, quindi mi piace andare a seguire mentre gioca. Mia figlia suona la chitarra e gioca a pallavolo, ha un sacco di interessi, sono dei ragazzi splendidi. E io e mia moglie cerchiamo di stare un po' dietro a questi figli, conciliando le nostre vite professionali. Ripeto, non è semplice, assolutamente no, ma non credo di dire nulla di nuovo a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento. E per quanto mi riguarda, ultimamente mi sono dedicato al ping pong. Insieme a un collega abbiamo deciso di prenderci l'impegno di andare a farci tutte le settimane un'ora e mezza di ping pong, che è sempre stato uno sport che a me è piaciuto, appassionato, e vado a giocare. Lunedì alle 6:30 noi abbiamo questo appuntamento fisso, e lunedì scorso sono stato mazzato da un ragazzino di 11 anni e di uno di 12 che mi ha legnato come se non ci fosse un domani, e non ho visto palla, come si usa dire, no? Però mi diverto perché comunque si impara anche dai ragazzini che ti battono in maniera brutale sul campo da gioco, e non è uno sport violento, per cui, e va bene per il me, peso 100 kg, per cui non è che potrei fare la corsa a ostacoli o il tennis, magari un po' pesante per fare certi sport. Quindi mi dedico all'età delle giunture, ha un po' diretto la scelta dello sport, mettiamola così. Beh, meno male, perché se fosse stato qualche anno fa sarebbe stata una PlayStation. Invece perlomeno si torna ai giochi fisici, si torna a fare educazione fisica, a tenersi in allenamento, perché è È molto vero. bello. Lo ricordo quando ero ragazzo, si faceva il ping pong all'oratorio, quindi Tennis tavolo. Se mi tennis sente il da tavolo. maestro che parlo di Poi tennis dice tennis da tavolo, tennis certo. tavolo, attenzione, perché se non si parla di ping pong è un altro sport. Lì è tennis tavolo, È comunque attenzione. uno sport, dico. Bene, io vi ringrazio tantissimo. Abbiamo preso un mot caffè, ci siamo Grazie a ripresi. voi. E grazie a Stefano Locatelli, a Marcello Guadalupi. L'appuntamento è per domani, per un altro caffè, per un altro candidato, per stare insieme, per conoscere questa grande categoria dei commercialisti di Milano e non solo, perché poi siamo resi conto che la lista di Marcello, oltre ad avere una forte quota rosa pari a pari, quindi 10 e 10, ha anche tanta rappresentanza del sud e del nord. E non ti ho chiesto, Stefano, da dove provieni, da quale città provieni, sei di Ah, io Milano? sono Locatelli, sono Fa le proprio cose milanese, milanese. dico sì. Tra l'altro mi ricordo Locatelli. che è un grande prodotto alimentare, insomma, per cui. Sì, magari, ma forse sarei un grande dirigente d'azienda a questo punto, invece no, comunque sono comunque contento della strada che ho intrapreso. Locatelli, chiaramente nordista al 100%, ho cercato di mediare un po'. Mia moglie è siciliana Ah, ecco, ci siamo. e ho i figli che, non mi ass che cioè, si mi assomigliano adesso, ma quando erano piccoli avevano un colore della pelle che sembravano quasi adottati, quindi ho passato una brutta, i primi anni sono stati terribili Il per me mare perché di Sicilia, il sole della Sicilia non si sbilancia. che meraviglia, che Grazie di meraviglia. essere stati con noi. A domani. Grazie a voi. Grazie, ciao Sandro. Alberto Rocco Maria Sala, L'ultimo dei dinosauri, di Sebastiano Sandro Ravagnani. Alberto Rocco Maria Sala, The Consultant for Business Administration in Security and Risk Management. Lo spirito di un uomo contemporaneo che ha saputo costruire un'avventurosa esistenza con un up and down emotivo ed adrenalinico, come fosse un action movie. Un reale, agguerrito ed incessante combattimento nella giungla della vita,
con il sacrificio e la volontà di un vero street warrior, mantenendo quella umanità che rende grandi gli uomini semplici in un crescendo di esperienze e difficoltà fino a diventare manager e consulente internazionale.